Nella chiesa del suffragio è conservata ancora oggi questa importante tavola, realizzata verso il secondo decennio del Trecento da Lippo di Benivieni, un artista fiorentino contemporaneo di Giotto. Il suo stile risente delle novità giottesche, ma anche di una formazione precedente e indipendente alla fine del Duecento, che lo fa restare autonomo rispetto al grande maestro, assorbendone le novità, ma mantenendo una propria originalità. La tavola cuspidata mostra la mezza figura della Madonna che sorregge in piedi il bambino, che tiene in mano un cartiglio con l'inscrizione in caratteri gotici Ego sum via veritas et vita. L'opera di San Casciano è molto vicina, ad esempio, alla maestà che Lippo dipinse nel 1318 per la cappella Albizzi di Santa Lucia nella chiesa di San Pier Maggiore a Firenze. È probabile che la tavola del Museo Gelli fosse il centrale di un polittico simile al famoso polittico di Badia di Giotto, proveniente dalla Badia fiorentina e ora agli Uffizi. Ma non è al momento possibile individuare tavole con santi che si possano accostare alla Madonna di San Casciano. Nei secoli l'opera si è via via deteriorata, non tanto sulla superficie pittorica, piuttosto ben conservata e di ottima qualità, quanto sul supporto ligneo, anche a causa di restauri antichi non solo poco efficaci, ma addirittura dannosi. Il dipinto era stato infatti rimontato su un supporto che integrava ad arco la terminazione a cuspide, tagliata in alto. Il nuovo supporto, composto da due diversi pezzi di legno, aveva provocato tensioni sulla tavola originaria e sulla superficie pittorica, causando una spaccatura orizzontale ben visibile anche nelle foto storiche. La Madonna fu sottoposta a un importante restauro negli anni 50 del Novecento, a cura del Gabinetto Restauri della Soprintendenza Fiorentina, che dopo l'alluvione del 1966 confluirà nell'Opificio delle Pietre Dure. Se ne occupò in particolare il restauratore Vittorio Granchi, che non potendo salvare la tavola, conservò la sola superficie dipinta, rimontandola su un nuovo e più sicuro supporto. Il restauro fu poi completato con la pulizia e la sistemazione della superficie pittorica. La tavola è ancora conservata nella chiesa di Santa Maria del Gesù, detta del Suffragio, parte del percorso espositivo del Museo Gelli. A differenza delle altre opere, qui la Madonna non è trattata come un'opera musealizzata, ma conserva la sua funzione devozionale di immagine sacra. Il dipinto, infatti, è molto caro alla popolazione sancascianese e in particolare alla Compagnia del Suffragio, che ha sede proprio in questa chiesa. L'opera, infatti, è detta anche Madonna del Suffragio. Un'incisione da cui fu tratto anche un santino testimonia il suo aspetto ottocentesco con le corone votive poste sulle teste dei due personaggi sacri. Sebbene l'opera sia così fortemente legata al luogo in cui è attualmente conservata, non può essere nata per questa chiesa, perché essa risale al Seicento. Non sappiamo quando la tavola sia stata trasferita qui e da dove, perché non ci sono notizie prima del 1892, quando Guido Carocci la vede sull'altare destro della chiesa.